Buongiorno, oggi recensiremo un tattico cinese TMC, The Manchurian Candidate, il nome di questo marchio è probabilmente rifatto a un bel film americano veramente divertente, vi consiglio di cercarlo. E ci è arrivato qualche giorno fa direttamente da Hong Kong. Questo perché in realtà The Manchurian Candidate non sono sicurissimo, ma penso che sia proprio il marchio di ebayairsoft.com. Ovviamente poi i prodotti di MC vengono distribuiti anche da altri negozi, ma la provenienza qua è sicuramente cinese. Con i prodotti cinesi ci possono essere alterne fortune, alle volte sono molto buoni per il loro costo, alle volte non valgono il prezzo, e molto molto spesso il problema con i prodotti cinesi, specialmente con le buffetterie o baffetterie, come li volete pronunciare, sono i colori. Il prodotto in questo caso è un Cheiras, un Force Recon. Sicuramente il vantaggio di questo prodotto è il costo, è sicuramente vantaggioso rispetto ai prodotti dei controparti più famosi. Come potete vedere, insomma, viene con le etichette che indicano che è cordura originale, il marchio del TMC, il famoso teschietto alieno, insomma, con la testa un po' allungata. Sul sito era riportato che è tra l'altro multicampo originale per poco meno di un centinaio di euro, un prodotto che, se fosse il multicampo originale, ha sicuramente delle carte a suo favore. La colorazione non è malaccio così a prima vista. Per ora non vedo l'etichetta multicam originale, però la cercheremo. Come possiamo notare, questa è una mimetica originale inglese MTP, e tutto sommato le colorazioni sono similari, non stonano l'uno con l'altro. Tra l'altro l'MTP e il multicam sono un pochino differenti anche come tono di colori, però tutto sommato le baffetterie MTP sul multicam o il contrario non ci stanno male, essendo più o meno l'MTP e il multicam strettissimi parenti. Proviamo invece il tattico su una mimetica proper originale multicam. Ovviamente anche questa è un po' usata, quindi i colori sono un pochino sbiaditi, però come potete vedere, insomma, non è male. La resa è sicuramente interessante. La medica, questa è usata, è quella con cui io gioco le domeniche, faccio i tornei, quindi comunque è un pochino sbiadita nonostante l'attenzione ai lavaggi. È anche vero che il multicam recente tende ad essere un pochino più acceso rispetto a quello di qualche anno fa, anche quello originale. Ho visto tattici da 200-300 euro che hanno tonalità un pochino più sfumate rispetto a questo, ma se potete notare, le parti di copertura piuttosto che i molle tendono ad avere, ecco, insomma, questa colorazione un pochino più smorta e ci si avvicina moltissimo. Guardate per esempio gli spallacci, ci siamo, è veramente veramente molto molto simile. Quindi ancora non abbiamo visto l'etichetta multicam originale, ma sicuramente anche fosse un prodotto cinese in cordura, perché c'è l'etichetta e cordone originale e colorazione che si avvicina molto al multicam originale, è sicuramente un buon acquisto. Il tattico è completamente regolabile,
Sì. Questo è il cro centrale. Si apre qui. 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 E come potete vedere, insomma, si può aprire completamente e regolare, regolare a piacimento. La, la tasca interna, in questo caso riempita con delle plastichette, così per dargli un minimo di rigidità, nulla vieta che possiate metterci delle piastre sapi, finte ovviamente, insomma quelle che fanno toc toc di plastica vuota, per diciamo aiutarvi nel, nell'individuazione del, del colpito, o se volete in qualche modo ripristinare diciamo un look più, più veritiero. Poi se siete sfortunatamente in zona di conflitto, nulla vieta che ci mettete anche delle vere, vere e proprie piastre balistiche, ma spero per voi che non sia la vostra occasione. Noi qui diciamo, parliamo di software, poi dopo Dio vede e provvede. Oh, la stessa cosa di qua, la anche qui c'è la possibilità di sganciare la, la tasca, c'è un'altra posto per mettere la tasca, l'altra tasca per mettere la piastra balistica, e qui dentro c'è anche un fast per eventualmente fissare qualcosa al vostro, all'interno del vostro tattico. Questa è la parte posteriore, anteriore del, del tattico. Per la vestizione ovviamente prendere le misure, la si monta nello stesso modo. Si metterà il davanti, ve lo regolate sui fianchi, lo regolate sui fianchi con queste, con questi fascioni che sono morbidi, dopodiché fissate le, i fianchi uno sopra l'altro e bloccate il tutto con questa, e poi passate il fermo sotto. A questo punto diciamo la, avete la possibilità di allargarlo lateralmente come più volete. C'è anche la possibilità di regolarlo in altezza, ovvero diciamo in base alla quanta scollatura o quanto alto rispetto al, al cinturone o alla vita volete il tattico. Stringendo gli spallacci, ovviamente gli stessi spallacci possono essere utilizzati per passare un, il tubo del camelback e non farlo andare a destra e a sinistra. Il peso non è troppo eccessivo, è un prodotto completo con diversi strati di cordura, il webbing molle, quindi insomma sicuramente non è un chest rig o un cinturone, è sicuramente un prodotto abbastanza solido e ha il suo peso, però tutto sommato insomma è gestibile. Ha una grande area velcrata davanti per mettere le vostre patch, i ganci di sgancio diciamo tradizionali delle loro controparti reali, questi in teoria servono per sganciare la piattaforma del tattico in caso di emergenza, per esempio se il vostro compagno è entrato in acqua e la, le piastre balistiche lo stanno portando a fondo, questi cavi d'acciaio in teoria servono per sganciare completamente il tattico in caso di emergenza in modalità veloce, in questo caso è semplicemente estetico, tanto che da qui ce n'è, il cavo c'è, di qua il cavo non c'è, però insomma se volete ce lo volete sempre ripassare. Nella sua
formulazione standard, il tattico viene senza tasche, quindi non avete tasche porta caricatori, non avete spend mag, non avete zainetto, non avete nulla, e quindi vi, qui dietro, come potete vedere, cioè, ci sono le fasce di regolazione per stringerlo ulteriormente o allargarlo ulteriormente, c'è il cavo d'acciaio che finisce ma completamente inutile, quindi dovrete attrezzare il tattico come più volete, ma l'ampia disponibilità di agganci molle vi permette di fare di tarare assolutamente il tattico a vostra misura. Nel complesso un prodotto di buona qualità, le cuciture sembrano decenti, non eccezionali, non fantasmagoriche, però decenti. C'è qualche taschina per mettere dei piccoli oggetti, telefono, documenti o quello che sia, però diciamo niente di utilizzabile all'atto pratico per la vostra pratica del software. In linea di principio voto positivo, sicuramente il Cordura è di qualità al tatto, sicuramente le finiture sono interessanti, la colorazione ok, un voto un 8,5 su 10. Ottimo lavoro per TMC, The Manchurian Candidate, lo proveremo presto sul campo. Thank you.